la glorificazione. Si parla questa quinta domenica di Pasqua di un Gesù che deve essere glorificato, sta per essere glorificato. La glorificazione che significato può avere per noi oggi? Beh, dobbiamo dire che l'uomo da sempre va alla ricerca della gloria, ma sembrerebbe che questa gloria sia piuttosto diversa da quella che intende Gesù. Perché paradossalmente Gesù dice che sarà glorificato e viene glorificato proprio quando il suo amico, perché è un suo amico, Giuda, lo tradisce. Dopo un tradimento avviene questa glorificazione, viene glorificato quando Giuda è appena uscito dal cenacolo e allora che questo accade. Paradossale, tradito da un amico. Certo, si può essere traditi anche da altri, da estranei, e questa è una sofferenza, rimane comunque una sofferenza, un dolore per coloro che vivono l'esperienza del tradimento, subiscono questo. Ma essere traditi da un amico, amico con un bacio, mi tradisci. Ecco, questa è la glorificazione, piuttosto diversa da come la intendiamo noi. Non è una ricerca di medaglie, di riconoscimenti, non è un gareggiare per farsi avanti, magari sgomitando a discapito dei più poveri, dei più deboli, per emergere, esercitare un potere. Non è questa la glorificazione che Gesù intende. È una glorificazione che è una totale, ecco, abbandono nelle mani del Padre, ed è anche essere al di sopra, al di là della miseria umana, essere più forti del peccato. È un amore incondizionato, un amore che non conosce limiti, non conosce misura. È di questo amore che Gesù ci parla in questa domenica. Un amore verso Dio, un amore nuovo, un comandamento nuovo. La novità sta proprio in questo, amore verso Dio e verso i fratelli. Amatevi come io vi ho amati. Questa è la novità. Ci chiede di amarci gli uni gli altri, di rispondere al peccato, al tradimento, di rispondere, ecco, alla sofferenza che il fratello ci può procurare proprio a motivo delle sue azioni così sbagliate e piene di livore, di peccato, di odio, di invidia, di gelosia o altro, rispondere a tutto questo con l'amore, con il perdono. Avere il coraggio, dice Papa Francesco in questa stupenda lettera apostolica, di essere diversi. Questo ci chiede Gesù, dice il Papa, avere il coraggio di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, avere il coraggio di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell'amore per i poveri, dell'amicizia sociale. Avere questo coraggio significa amare Dio, essere fedeli a Lui, fedeli all'uomo, e amare il prossimo come Gesù ci ha insegnati. Buona domenica.